Inoltre, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Quanto avete ascoltato è una delle presunte profezie contenute nel libro della Rivelazione. Il testo, conosciuto anche con il nome di Apocalisse di San Giovanni, descrive segni che anticiperanno la fine del mondo. Fra qualche tempo, alcune ditte, anche molto famose, vi proporranno un mondo dove finalmente potrete uscire di casa o viaggiare senza dovervi più portare dietro banconote, carta di credito, patente, carta d'identità, passaporti e via dicendo. Tutti i vostri dati saranno immessi su un unico microchip biocompatibile direttamente innestato nella vostra pelle, del tutto invisibile e privo di effetti collaterali. Semplificherà decisamente la vostra vita e sarà così comodo che vi scorderete di portarlo addosso. Ma lui non si scorderà di voi. I dati saranno ricetrasmessi a un computer centrale e diventerete voi stessi parte di una rete di comunicazione globale. Chi avrà le mani su quella rete sarà padrone delle vostre vite e non solo. Alcuni di voi, in questo preciso istante, staranno dicendo che niente e nessuno li convincerà mai a inserire un oggetto estraneo nel loro corpo. Ma per convincervi, sarà sufficiente dirvi che chi acquisterà i beni con il microchip, ad esempio cibo e carburante, li pagherà a metà prezzo. Vi diranno che, non portando contanti addosso, nessuno potrà più rapinarvi. Il microchip avrà un sistema di localizzazione satellitare, per cui non potranno più neanche sequestrarvi. Per convincere le mamme, basterà dir loro che, innestandolo sui loro amati pargoletti, sapranno istante per istante dove si trovano e le loro condizioni di salute e nutrizione. Tutti, anziani e neonati per primi, in caso di bisogno, grazie a questo prodigio dell'elettronica, potranno finalmente godere di soccorsi tempestivi. Il suo impiego consentirà anche di interagire con le nuove generazioni di computer e console. Bellissimo, vero? Ma non è tutt'oro quello che luccica. Non solo perché sarà inserito nella vostra epidermide, ma anche perché verrà tarato in modo tale da funzionare solo con il vostro DNA. Sarà qualcosa, per capirci, ancora più affidabile delle vostre stesse impronte digitali. Ebbene, un microchip può essere progettato per emettere segnali elettrici molto simili a quelli fisiologici, in grado dunque di influire sul funzionamento delle ghiandole umane. Stimolando le ghiandole surrenali è possibile indurre una iperproduzione di adrenalina. Il soggetto diverrebbe improvvisamente aggressivo. Il microchip sarà di proprietà di potentissime multinazionali, ma anche se fosse statale, siete davvero certi di voler mettere letteralmente la vostra vita nelle mani di estranei che, premendo un semplice tasto, possano eccitarvi o calmarvi, avere il vostro totale controllo sessuale psichico? Psiche, in greco, significa anima. Sinceramente, credo che la vostra anima, la vostra intimità e la libertà di chiamate valga ben più di una vita senza più coda agli sportelli. La verità vi renderà liberi, il microchip no. L'incombente crisi economica, il terrorismo e l'incremento della criminalità saranno i principali moventi per attuare questo progetto. L'identità a cui sono collegati il nostro denaro e tutti i nostri beni sarà finalmente protetta a vita, poiché il chip, una volta inserito chirurgicamente, non è più espiantabile. Qualsiasi tentativo di rimozione sarebbe rilevato da un'apposita centrale che, in assenza del segnale identificativo, avvertirebbe le autorità. Inoltre, l'eventuale tentativo di rimozione sarebbe ulteriormente scoraggiato dalla fuoriuscita di liquami a base di litio e mercurio che intossicherebbero gravemente il corpo. Niente male come tecnologia, amica. Avrà al suo interno sensori in grado di leggere le caratteristiche vitali di una persona e trasmetterla a un computer. Inoltre potrà essere collegato direttamente a un satellite per seguire la posizione di una persona secondo dopo secondo. La tecnologia sulla quale si basa il chip è l'RFID, Radio Frequency Identification, che permette di identificare un essere vivente o un oggetto, di conoscerne le caratteristiche e di tracciarne gli spostamenti, il tutto a distanza e senza contatto. I poteri pubblici, seppur discretamente, incoraggiano questo prodotto. In Francia molte scuole dell'infanzia rendono obbligatori i braccialetti elettronici allo scopo di prevenire il rapimento dei bambini.
Il governo inglese sta progettando di sostituire il braccialetto elettronico di chi è sorvegliato dalla giustizia con chip sottocutanei. Un microchip sotto la pelle per dire addio a password, badge e chiavi. Si chiama biohacking ed è un tentativo di semplificare la nostra vita ed aumentare la sicurezza. Chi lo sta sperimentando può sbloccare il telefonino, aprire una porta o trasferire dati solo avvicinando la mano ad un dispositivo dotato di tecnologia NFC a radiofrequenza. Una buona notizia ora per la medicina, un microchip sotto la pelle per prevenire ictus e attacchi cardiaci. In caso di rischio il paziente vedrà accendersi una spia rossa. Manuela Lucchini. Come evitare che una persona colpita da ictus abbia una recidiva? Un aiuto può venire da un microdispositivo realizzato in Italia che viene impiantato sotto la pelle accanto al cuore, in grado di registrare continuamente l'attività cardiaca. Se sopraggiunge la fibrillazione, spesso causa silente di ictus, un telecomando dà immediatamente l'allarme al paziente. Questo piccolissimo chip da mettere sotto pelle potrebbe presto diventare la soluzione per tenere definitivamente il doping lontano dalle competizioni sportive, evitando scandali come quello che ha recentemente colpito il mondo dell'atletica con il coinvolgimento di campioni come Asafa Powell e Sharon Simpson. Per la maggior parte delle persone, il marchio della bestia, della fine dei tempi, si tratta di qualcosa ancora molto distante. Ma l'intelligenza umana, l'avanzamento tecnologico e la scienza rivelano segni che questo momento è molto più vicino di quanto si immagini. Negli ultimi anni sono stati spesi milioni in studi per la creazione del microchip, che definisce l'identità di un uomo e che può essere impiantato, secondo gli scienziati, sotto la pelle delle mani o della testa. Quello che sembrava impossibile è già diventato legge. Negli USA è stato approvato da Barack Obama il progetto di legge per impiantare obbligatoriamente il microchip ai cittadini americani come parte di una riforma sanitaria. I chip sarebbero impiantati nelle mani affinché solo così le persone possano avere accesso al servizio pubblico di salute. L'era del chip è già realtà, è necessario che l'umanità stia in allerta, i segni sono chiari. Che sia proprio la fine dei tempi? Quello che era profezia si sta già compiendo. Bisogna fare la scelta giusta, sta arrivando il tempo della grande tribolazione. Un microchip messo addosso al lavoratore, nelle sue scarpe o nel suo casco, per tracciare ogni minuto passato al lavoro. La motivazione ufficiale è la sicurezza in caso di incidenti. Quello serve all'azienda. A che serve? Per tenere i lavoratori sotto controllo. Loro dicono per sapere sempre dov'è il lavoratore, per motivi di sicurezza. Ma noi lo sappiamo dove siamo quando lavoriamo. Non è un po' inquietante? La tecnologia è questa, poi dipende da come uno la utilizza. L'amministratore delegato il microchip non ce l'ha, ma quella è una provocazione per dire che loro vogliono tenere tutto sotto controllo. Poi a noi ci chiedono di lavorare mezz'ora gratis, di dare indietro 104 ore di par che sarebbero i permessi annui retribuiti, e l'amministratore delegato, si è aumentato lo stipendio, prende più di 1 milione di euro. Non si mettono però i microchip. Perché? Cioè? I microchip si mettono agli animali, quando li perdi dal guinzaglio sai dove scappare. Scusa, che deve un altro po', ci mettono pure la memory card dietro la testa. Oltre a questo ci hanno anche detto che metteranno anche le telecamere, sempre per questione di sicurezza sul posto di lavoro. Sì, gli abbiamo portato questo. Cos'è questo? È un microchip. Lei se lo metterebbe? Lei lo metterebbe per farsi controllare? No. Vede come si nervosisce se viene sottoposto a controllo. Mondex è la compagnia che fornisce un sistema di denaro elettronico ed ha già più di 20 nazioni che aderiscono al loro piano.
Mondex è la forma abbreviata di Money Dexter, vale a dire soldi nella mano destra. Motorola, che produce i microchip per la Mondex Smart Card, ha sviluppato diversi biochips innestabili nel corpo umano. Il chip BT95-2000 fu progettato dal dottor Carl Sanders. Grande circa come un granello di riso, contiene una batteria al litio ricaricabile. Questa batteria è caricata con un circuito termo che produce tensione elettrica dalle fluttuazioni della temperatura corporea. Si sono spesi più di 1,5 milioni di dollari per studiare dove piazzare il chip all'interno del corpo umano. Si sono trovati solo due posti adatti ed efficaci: la fronte, giusto sotto l'attaccatura dei capelli, e il dorso della mano. Mastercard ha comprato il 51% del pacchetto azionario della compagnia e con una copertura finanziaria come quella di Mastercard, adesso, per stessa ammissione dei suoi dirigenti, non c'è più niente che possa fermare Mondex dal diventare uno standard globale. Nel marzo 1993, Norman Franz, economista senior dell'FAMC, ha scritto un documento dal titolo «Un governo mondiale per assenso o asservimento». In questo documento si legge: «Le pressioni per un governo mondiale continuano da secoli, ma non abbiamo mai raggiunto prima il livello a cui siamo arrivati oggi». L'ingrediente chiave di questa formula è mandare in bancarotta finanziaria la macchina internazionale. Leggendo le notizie internazionali, si parla ovunque di stanziamenti ridotti a causa dei debiti interni del paese e dei debiti esterni. Si parla di tagli ai programmi sociali, mai ai programmi militari. Si va a colpire direttamente la popolazione. Per uscire dai guai, questo obbligherà gli stati nazionali a rivolgersi al Fondo Monetario Internazionale dell'ONU e alla Banca Mondiale. Ma la condizione per i paesi debitori sarà elevatissima, perché sarà di rinunciare alla propria sovranità nazionale. Chiaramente questo passaggio non sarebbe indolore e molto probabilmente provocherebbe un vero e proprio caos generalizzato, generando una forte escalation di instabilità sociale con conseguente senso di insicurezza diffuso. Dunque, la questione sicurezza potrebbe essere di cruciale importanza nel processo di creazione di un governo sovranazionale mondiale. Quello che oggi appare inverosimile, se non impossibile, potrebbe apparire come l'alternativa più plausibile in un domani sconvolto da guerre su scala planetaria, da disordini sociali insanabili, catastrofi naturali globali, tre elementi già presenti da tempo nelle cronache mondiali quotidiane. In questo scenario apocalittico, la popolazione potrebbe trovarsi pronta ad accettare di buon grado quello che oggi sembra fantascienza, un nuovo assetto planetario e l'attuazione di misure come l'innesto di massa di biochip all'interno del corpo umano. E allora sarà possibile imporre un nuovo ordine mondiale, tale per cui tutti coloro che non avranno ricevuto o avranno rifiutato questo marchio di identità saranno privati dei loro diritti, della possibilità di acquistare e di vendere. Questo vuol dire non avere più possibilità di lavorare, di ricevere un salario, di acquistare cibo, di poter affittare un appartamento. In due parole, di essere completamente tagliati fuori. E, ciliegina sulla torta, una profezia biblica sembra confermare il tutto. Certo, ci sono cose a cui obiettivamente si fa gran fatica a dar credito. Collegamenti che paiono così arbitrari da aprire scenari fin troppo inquietanti. Ma la nostra domanda è questa: se fosse veramente la direzione che stiamo prendendo, per cosa ci affanniamo ogni giorno? Forse per la nostra felicità? Per le persone a cui teniamo? Per l'approvazione di chi ci osserva? O ben altro? Per gli interessi di chi ci comanda. Number nine, number nine, number nine. Soltanto in number Cristo nine, è la salvezza. Hi, this is Michael Jackson. Imagine all the people.